Le Salinelle di Paternò, un fenomeno di vulcanesimo secondario strettamente collegato all'attività del vulcano Etna. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto alla scoperta di una delle meraviglie del territorio siciliano, che sicuramente molti non conoscono. Un sito geologicamente molto interessante che si trova nel territorio di Paternò, in provincia di Catania. Se sei interessato a questi argomenti, fammelo sapere nei commenti ed iscriviti al canale. Mi darai una mano ad offrirti contenuti sempre migliori e completi, grazie. L'area delle Salinelle di Paternò rappresenta uno dei contesti geologici più complessi e interessanti in Italia, oggetto di studi scientifici approfonditi, condotti da istituti universitari di prestigio. Riguardo alla natura delle eruzioni che coinvolgono emissioni di gas, acqua e fango ad elevato contenuto salino, il fenomeno delle Salinelle dell'Etna è considerato da esperti di geologia e vulcanologia un caso unico, sia dal punto di vista scientifico che in ambito storico-naturalistico a livello internazionale. Sono tre i siti in cui le Salinelle sono in attività. Il primo è noto come le Salinelle di San Marco, o comunemente denominate come le Salinelle dello Stadio. Questo sito è situato nel nucleo antico del territorio di Paternò ed è attualmente il punto con la maggiore attività. Vi sono inoltre altri due siti che ospitano fenomeni simili, tra cui le Salinelle del Fiume, localizzate accanto al fiume Simeto, a circa 3 km dal centro abitato di Paternò, e le Salinelle di San Biagio Belpasso, situate in una zona di confine tra Paternò e Belpasso. Tutti e tre questi siti delle Salinelle sono stati identificati come geositi vulcanologici e geologici di rilevanza globale all'interno del contesto del sistema delle Salinelle del Monte Etna. Ma di cosa si tratta esattamente? L'osservazione di questo scenario rivela chiaramente la presenza di acqua salmastra e fangosa con un vivace gorgoglio di gas al centro. Questo gas è principalmente composto da anidride carbonica, la quale ha una provenienza dalla profondità molto significativa. Si tratta di un gas magmatico che affluisce dai serbatoi più profondi dell'Etna, quasi al livello del mantello terrestre. Questa anidride carbonica, durante il suo cammino verso la superficie, si imbatte in un secondo gas di natura organica e più superficiale, ossia il metano. L'interazione di questi due gas genera questa straordinaria attività, culminando nell'emissione di acque altamente saline. Queste acque si generano sia attraverso la condensazione di fluidi magmatici provenienti dalle profondità, noti come brine, i quali sono ricchi di sali, sia attraverso l'assorbimento di sali dalle argille costituenti il substrato del territorio. Di fatto, queste località assomigliano a vulcani in miniatura. Sono pianeggianti nella loro base, ma periodicamente si aprono dei pertugi nel terreno fangoso da cui fuoriesce acqua sulfurea o altro tipo di fango. A seguito di queste eruzioni, possono formarsi piccoli coni di fango, alterando così la conformazione del terreno. Tuttavia, va sottolineato che queste non sono vere e proprie formazioni vulcaniche, ma piuttosto fenomeni correlati al vulcanesimo e ai vulcani di maggiori dimensioni, come l'Etna. Le ricerche attuali condotte dai vulcanologi confermano senza ombra di dubbio che le Salinelle di Paternò sono strettamente legate all'attività dell'Etna e al flusso di magma che scorre attraverso i suoi condotti. Queste formazioni rappresentano una sorta di termometro che, con una notevole anticipazione, segnala se il vulcano sta per entrare in eruzione o meno. Di fatto, l'attività delle Salinelle si intensifica, caratterizzata dall'aumento dell'ebollizione e dall'eruzione di fango, poco prima delle grandi eruzioni dell'Etna. L'emissione di gas da parte delle Salinelle e le relative quantità rilasciate forniscono un'indicazione della velocità con cui il magma sta risalendo in superficie. Ecco perché l'eruzione delle Salinelle può fornire una previsione generale, seppur non dettagliata, su quando e quanto potrebbe eruttare l'Etna. Se dopo il termine di un'eruzione del vulcano l'attività dei vulcanelli di fango non diminuisce, gli scienziati sono consapevoli che l'Etna non ha ancora concluso il suo ciclo eruttivo e che potrebbe seguirne un altro.
Non è casuale che le salinelle siano sottoposte a un controllo estremamente accurato, equiparabile, se non addirittura superiore, a quello dedicato all'Etna stesso. Benché inizialmente possano sembrare innocue e anche affascinanti dal punto di vista turistico, per i vulcanologi queste formazioni rappresentano un segnale di estrema importanza da analizzare costantemente per comprendere meglio lo spirito del vulcano principale. Bene, siamo giunti alla fine di questo nuovo video. Spero ti sia piaciuto. Se così, non dimenticare di lasciare un like ed iscriverti al canale per non perdere nessuno dei prossimi contenuti.